Ciao a tutti, buonasera, benvenuti nel nostro quinto e ultimo webinar. Siamo davvero lieti di presentarvi gli ospiti di oggi. Intanto però, come sempre, cominciamo con una piccola presentazione del progetto, un piccolo recap da parte della mia collega Serena. Grazie Alessia. Condivido il mio schermo velocemente. Eccoci qui. Sì, appunto, noi iniziamo come sempre dando un po' di contesto sul nostro progetto. In realtà abbiamo anche delle novità, delle informazioni un po' aggiuntive oggi, quindi anche per chi già ci conosce, conosce il European Citizens Bank, ci sono delle piccole novità. Per chi invece si unisce a noi oggi la prima volta, la European Citizens Bank, o Banca dei Cittadini Europei, è un progetto di democrazia partecipativa che ha come scopo quello di coinvolgere i cittadini di 5 paesi della zona euro, l'Italia, la Spagna, la Francia, la Germania e i Paesi Bassi, nel dibattito sul futuro della politica monetaria della Banca Centrale Europea, o in altre parole nel dibattito sul processo di strategy review, che è un processo che si sta svolgendo proprio in questo momento. Come appunto pensiamo di raggiungere questi obiettivi? Facendo uso tendenzialmente di 3 strumenti, ovvero la nostra piattaforma online, eventi interattivi online come il webinar di oggi. Questo è, appunto, come ricordava Alessia, il nostro ultimo appuntamento, ma potrete trovare comunque la registrazione sia dell'incontro di oggi, sia degli scorsi, sia sulla nostra piattaforma che su YouTube. E poi terzo strumento che utilizziamo nel contesto della European Citizens Bank è quella dell'Assemblea dei Cittadini, ovvero un evento di deliberazione finale che chiuderà quindi le settimane di dibattito in ogni paese coinvolto appunto in questo progetto. Come potete vedere dai loghi, Positive Money Europe e Participates sono le due organizzazioni promotrici di questa iniziativa, e poiché, come dicevo, si tratta di un progetto che si sviluppa in 5 diverse nazioni, abbiamo anche dei partner a livello locale. Per l'Italia è Fondazione Finanza Etica. Gli strumenti a cui appunto facevo riferimento qualche secondo fa vengono utilizzati tendenzialmente allo scopo di aumentare o comunque di far acquisire ai cittadini che partecipano al nostro progetto informazioni e una conoscenza appunto sulla Banca Centrale Europea, sul ruolo di questa istituzione nel contesto dell'Unione Europea. E quindi trovate appunto sulla piattaforma tutta una serie di contenuti di tipo educativo ed informativo, oltre a tutti i vari eventi che abbiamo organizzato nelle ultime settimane. E queste conoscenze ovviamente saranno utili poi per partecipare attivamente a questo dibattito. Quindi abbiamo voluto creare per i cittadini partecipanti uno spazio, seppur online, vista la condizione pandemica che viviamo, ma appunto la nostra piattaforma, ripeto, è una piattaforma di dibattito, quindi altamente interattiva. Potete interagire tra di voi partecipanti, con noi team della Banca dei Cittadini Europei e con ogni contenuto appunto a cui mi riferivo, ma soprattutto potete aggiungere voi dei nuovi contenuti, delle proposte e delle idee, che sono particolarmente importanti perché sono poi le proposte che saranno protagoniste dell'Assemblea dei Cittadini, che ha lo scopo proprio di elaborare una sorta di report della Banca dei Cittadini Europei con delle raccomandazioni finali, che poi il nostro scopo è quello di far arrivare alla diretta interessata, ovvero appunto alla Banca Centrale Europea. Quindi nel concreto l'Assemblea dei Cittadini avverrà per l'Italia l'1 e il 2 ottobre, quindi questa è, diciamo, una prima piccola novità, ovvero abbiamo deciso di posticipare, di darci più tempo per raccogliere proposte e nuove idee su questo dibattito. E nel concreto quello che si farà è comunque lavorare in piccoli gruppi con gli altri partecipanti e con dei facilitatori professionisti per rivedere le proposte che hanno animato la piattaforma, per migliorarle e consolidarle appunto in delle raccomandazioni finali.
Per prendere parte all'assemblea gli step sono sempre gli stessi, semplici, bisogna ovviamente andare sulla piattaforma europeancitizensbank.it e potrete accedere a ogni contenuto direttamente in lingua italiana. Andando poi nello spazio dedicato all'Italia trovate una sezione sull'assemblea e qui vi verrà chiesto di compilare un breve form perché noi miriamo ad avere tra i 20 e i 40 cittadini partecipanti a questo ultimo evento e vorremmo che la conversazione fosse il più diversificata possibile, quindi cercheremo di creare un gruppo che sia eterogeneo. Potete poi scegliere di partecipare o ad una sola sezione tra l'1 e il 2 ottobre oppure ad entrambe le sezioni dell'assemblea. Ovviamente da qui fino all'1 ottobre c'è ancora un po' di tempo, ma il dibattito non si ferma, anzi semplicemente si sposta sulla piattaforma, quindi come dicevo vi diamo e ci diamo più tempo per raccogliere proposte da parte dei cittadini e vi invitiamo assolutamente a continuare a seguirci non solo sul nostro sito ma anche sui social, pagina Twitter e Facebook, perché stiamo organizzando anche per l'estate altri eventi sempre altamente interattivi, anzi più interattivi di quelli che abbiamo organizzato fino ad oggi e quindi ve ne parleremo a breve. Passerei adesso appunto all'argomento di oggi, parliamo di un argomento assolutamente rilevante in questo contesto, quando si parla di banche centrali e soprattutto di Banca Centrale Europea bisogna affrontare il concetto dell'indipendenza e ci chiederemo appunto come si può però vigilare l'operato della BCE in maniera democratica e nel rispetto del principio di indipendenza. Quindi passo la parola a Christian Petit che ci guiderà nel dibattito di oggi e quindi ci può anche presentare gli ospiti che ringrazio. Grazie mille Serena, anche Alessia. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Christy Petit, ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo a Firenze. Mi occupo di tematiche banking and finance, incluso il quadro giuridico della BCE. E sono molto lieta di moderare questo dibattito intitolato Banche centrali, come vigilarne l'operato. E in questo ultimo webinar esamineremo il concetto di indipendenza delle banche centrali e il loro posto nel sistema democratico. Per iniziare vorrei leggere e ricordare per alcuni di voi il quadro di questo principio. L'indipendenza della BCE è sancita dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. E vorrei leggerlo. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo Stato del sistema europeo di banche centrali e della BCE, né la Banca Centrale Europea, né una Banca Centrale Nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi, degli Stati membri, né da qualsiasi altro organismo. Con l'aiuto dei nostri relatori di oggi capiremo come è possibile vigilare l'operato della BCE in un modo più democratico e nel rispetto della sua indipendenza. Ci sono due domande al centro della discussione. Perché le banche centrali sono indipendenti? Per la prima domanda. E la seconda, qual è il loro rapporto con le altre istituzioni democratiche? Vi invito a mandarci le vostre domande proposte dall'inizio, è molto importante la vostra partecipazione e ci saranno anche sondaggi, ho visto che Alessia ha già aperto questi sondaggi, comunque potete partecipare. Adesso vi presento a breve i nostri due relatori di oggi. Onorevole Castaldo è eurodeputato nel Parlamento Europeo e del Movimento 5 Stelle, è stato eletto vicepresidente del Parlamento Europeo dal 2017. È coinvolto nelle commissioni AFET per gli affari esteri e AFCO, affari costituzionali, tra gli altri. Il nostro secondo relatore è dottore Leo Hoffmann-Angston, consulente per gli problemi economici e monetari per il gruppo Verde, Alleanza Libera Europea al Parlamento Europeo.
I nostri speakers hanno 10 minuti. Farò una piccola domanda dopo i loro interventi e di nuovo prima di aprire la discussione per avere un dibattito con il pubblico. Mi fermo qui e sono molto lieta di passare la parola a Onorevole Castaldo per le sue osservazioni introduttive. Grazie. Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Un ringraziamento alla nostra moderatrice di oggi, Christiane Petit, per la sua introduzione molto gentile e soprattutto un altro ringraziamento in particolare a Positive Money Europe e alla dottoressa Alessia Del Vasto che mi ha voluto fortemente invitare a essere presente. Io questo mandato ho lavorato anche nella commissione affari economici e monetari, continuo diciamo a essere attivo nonostante ci sia qualche difficoltà appunto con le titolarità, le supplenze, ma continuo a seguirla veramente con grande piacere, con grande attenzione, e soprattutto mi fa enormemente piacere essere qui con voi perché questo evento non è soltanto fine a se stesso, è anche coniugato a un progetto molto innovativo come quello della European Citizens Bank, che credo potrà rappresentare sempre di più una bella occasione importante di dibattito, anche di confronto costruttivo sul come immaginare il ruolo della Banca Centrale Europea nei prossimi anni. Ed è un momento particolarmente cruciale per porsi questa domanda, visto che siamo alla vigilia della conferenza sul futuro dell'Europa. Io sono uno dei 108 parlamentari anche che farà parte della delegazione del Parlamento europeo, che tenterà di portare la voce dei cittadini nel ricostruire una nuova architettura che sia più vicina ai loro bisogni e alle loro sensibilità, ma anche più trasparente e soprattutto più soggetta a un maggiore scrutinio democratico nel suo funzionamento. E questo, lo sappiamo, è un momento particolare perché la pandemia ha un po' svelato una serie di incoerenze che chi conosce bene la materia sapeva celarsi molto bene all'interno della nostra architettura costituzionale europea, così come ha fatto capire che sicuramente una banca centrale europea dovrà essere sempre più poliedrica, impegnata non solo sui fronti conosciuti come quello dell'inflazione, ma dovrà essere un protagonista anche degli obiettivi strategici dell'Unione, quindi di affrontare scenari inediti come quelli che hanno aperto questa pandemia, ma anche altri obiettivi di lungo periodo come la lotta alla crisi climatica, la lotta appunto ai cambiamenti climatici. Bisogna quindi che tutte le istituzioni dell'Unione siano fortemente allineate nelle sue priorità strategiche. Rivolgo ovviamente un caro saluto anche al correlatore di oggi, Leo Hoffmann Angstelm, che interverrà dopo di me nel dibattito. 2020 lo possiamo vedere come un anno davvero senza precedenti un po' in tutti i sensi per tutti noi, ma è stato anche l'anno in cui a mio avviso si potrà ricordare una BCE che per la prima volta ha cominciato a essere a pieno titolo una banca centrale. Perché dico questo? Non voglio entrare nei dettagli delle misure adottate per attenuare l'impatto della pandemia, perché le conoscete tutti quanti molto bene, insomma, occupandovi con grande competenza di questa materia, ma vorrei dare una prospettiva all'operato della BCE in quest'ultimo anno, ricordando che fino al 2019 alcune di queste misure, di cui alcuni oggi contestano con buone ragioni la timidezza, erano considerate delle misure quasi eretiche, oggetto più che altro di speculazioni teoriche che erano viste di scarso interesse pratico. In realtà le innovazioni introdotte nel 2020 sono state radicali, soprattutto se si considera anche la rapidità con cui sono state adottate da parte di un'istituzione tendenzialmente molto conservativa come è appunto la Banca Centrale Europea. L'altra faccia della medaglia, però, per una delle istituzioni che è più influenti all'interno dell'architettura dell'Unione, non può che essere quella dell'accountability. Un'istituzione che rifiuta di rendere conto della propria condotta alla società non può godere quindi di una fiducia trasversale della società stessa in cui opera, e di conseguenza difficilmente raggiungerà pienamente la sua indipendenza. Questo credo che sia abbastanza evidente. E l'accountability della BCE è limitata anche dall'elevato grado di indipendenza che le riconoscono i trattati, un'indipendenza che è intesa a garantirne la legittimità come istituzione deliberatamente posta al di fuori della politica, ma vorrei ricordare appunto che anche le altre banche, grandi banche centrali, la Fed, la Banca d'Inghilterra, la Banca del Giappone, sono operativamente indipendenti, ma il loro mandato e le loro procedure operative possono essere cambiate attraverso nuova legislazione. Alla Banca d'Inghilterra, ad esempio, è stato dato di recente un nuovo mandato che la obbliga a una politica monetaria più verde, il che ovviamente è pienamente, almeno per quello che mi riguarda, per le mie sensibilità politiche, un'ottima notizia, una scelta più che condivisibile. E in questo caso, invece nel nostro caso con la BCE, l'accountability di Francoforte non può che essere ex post,
ciò che è confermato anche dalla definizione che ne dà la stessa autorità monetaria. Accountability significa essere considerati responsabili in merito alle proprie decisioni ritenute giustificarle e spiegarle. Una banca centrale indipendente è quindi vincolata al perseguimento del suo mandato come all'esigenza di responsabilità democratica. Nel caso della BCE il suo mandato consiste in diversi obiettivi ordinati gerarchicamente. Quello primario, come tutti quanti sapete, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Ma nell'ambito della revisione della strategia di politica monetaria attualmente in corso appunto a Francoforte, un argomento cruciale è proprio quello di ridefinire l'obiettivo che orienta la sua azione. Il punto di partenza è l'attuale obiettivo della BCE, una variazione dei prezzi nell'area euro nel suo complesso su un orizzonte di medio periodo che sia inferiore ma vicino al 2%. Le ultime notizie ci portano a considerare che forse questo obiettivo potrebbe finalmente cambiare come appunto obiettivo monetario. Dal lato, infatti, le indagini anche su famiglie e imprese dimostrano come sia visto che questo risultato come difficile da interpretare, che quindi potrebbe essere molto più efficace fissare semplicemente il 2% piuttosto quel di quell'inferiore ma vicino, che è insomma un po' criptico nella sua espressione, nella sua cristallizzazione normativa. Dall'altro lato, dopo una fase recessiva straordinaria come quella che abbiamo appena vissuto, la politica monetaria potrebbe e dovrebbe forse tollerare, benché temporaneamente, tassi di inflazione moderatamente superiori rispetto a questo obiettivo, che appunto è un obiettivo pensato per tempi ordinari ben diversi da quelli che stiamo vivendo nella nostra attualità. Questa notizia è fondamentale perché dimostra anche quanto saranno strategiche le aspettative sul futuro, e questo non solo per consolidare la ripresa economica post pandemia, ma più in generale per rafforzare il patrimonio di credibilità e di indipendenza che le banche centrali si sono guadagnate in questi anni. In altri termini, quello che voglio dirvi è che una notizia che sembra apparentemente tecnica ha in realtà una grande valenza economica e politica, che potrebbe appunto ripercuotere i suoi effetti in modo molto più sistematico e pervasivo di quello che sembrerebbe a prima vista. Per queste istituzioni, infatti, è abbastanza fondamentale interrogarsi su quali siano le caratteristiche peculiari sia del pubblico di riferimento, cioè i mercati, ma anche, come abbiamo detto, le famiglie e le imprese, sia anche del meccanismo di comunicazione che sussiste tra loro e questo pubblico, cioè i media, nell'accezione, se mi permettete di dirlo, più ampia di questo termine, quindi introducendo non soltanto i media tradizionali ma anche i social media, le altre forme, appunto piattaforme di interazione con l'opinione pubblica e con gli stakeholders. Anche dalla sfida della comunicazione dipenderà anche la credibilità di una politica monetaria che a sua volta è un presidio concreto della indipendenza delle banche centrali dalla politica. Il legame tra credibilità e indipendenza è e resta un pilastro che garantisce i cittadini sul fatto che la tutela della moneta sarà sempre assicurata e che non verrà sacrificata a interessi di parte. Un pilastro che, lo diceva, come ha detto anche qualche settimana fa Visco, il governatore della Banca d'Italia, che sarà particolarmente importante nei prossimi mesi, in cui servirà un coordinamento tra le azioni di governi e quelle delle autorità monetarie come leva cruciale appunto per dare una risposta al rilancio anche delle nostre economie, fermo restando però che devono mantenere appunto l'indipendenza dei governi sancita dai trattati. Però permettetemi di dire che questo non basta, sarebbe un po' limitativo, eccessivamente formalistico avere una simile visione. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, l'eurosistema, lo ricordiamo, è chiamato anche a sostenere le politiche economiche generali dell'UE, in particolare, come stabilisce l'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, con un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore di vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Questo lo dico e mi faceva piacere citarlo perché ho tanti colleghi al Parlamento europeo che forse dimenticano un po' troppo l'esistenza di questo articolo e smarriscono un po', lo fanno un po', diciamo, lo rendono un po' evanescente in confronto all'attenzione pervasiva che mettono invece solo sulla stabilità dei prezzi. Invece è bene ricordare, ripeto appunto, che anche l'eurosistema stesso è concepito per dare atto e mettere in applicazione appunto questi indirizzi di politica economica generale dell'Unione. L'ordine è chiaro, c'è chiaramente un mandato principale degli obiettivi secondari, ma è meno definito come poi Francoforte debba agire su questi ultimi, specialmente in un momento in cui la BCE sta oggettivamente facendo ben più di quello che ci aveva abituato a fare nei precedenti anni e per fortuna, oserei dire, perché senza lo scudo del PEP probabilmente avremmo avuto di nuovo un'altra
violentissima crisi dei debiti sovrani, come è successo nel 2011, di proporzioni molto più ampie di quella del 2011, mi sento di dire, visto il dramma dell'impatto economico e sociale di questa pandemia sui nostri sistemi produttivi e sulle nostre economie. Però ecco, vorrei ricordare da questo punto di vista che è appunto, come stavo dicendo, che è meno definito come Francoforte debba poi effettivamente agire, specialmente tenendo conto appunto che c'è una flessibilità utile quando si tratta degli obiettivi secondari, con la cui natura potremmo definire generica, ma che è molto più difficile valutare in questo senso l'azione della BCE, considerando però anche il ruolo importante che può svolgere ad esempio nel sostenere la piena occupazione o nel ridurre rischi finanziari che sono potenzialmente derivanti dal cambiamento climatico. Io non credo che si possa ignorare, come ripeto alcuni colleghi fanno anche nella Commissione Affari Economici e Monetari, il perseguimento e l'importanza degli obiettivi secondari all'interno della cornice dell'azione dell'Unione. Affrontare questo compito è in primis la responsabilità del decisore politico e del Parlamento europeo come voce dei cittadini europei, e non posso che sostenere quindi anche una proposta molto importante pubblicata su diversi quotidiani europei da un autorevole gruppo di economisti, tra cui anche il direttore di Positive Money Europe Stanislas Jordan, secondo cui andrebbe definita una procedura formale che coinvolga sia il Consiglio che il Parlamento per definire le aree su cui ci si aspetta che la BCE vada ad agire. Dal mio punto di vista, come osservatore appunto parlamentare, ritengo che questa possibile soluzione potrebbe utilizzare anche le risoluzioni annuali sull'operato della BCE per approvare una lista dei principali obiettivi secondari da perseguire, quindi adattandola, dando questo margine di flessibilità che tenga conto anche dei fattori contingenti, che tenga conto delle crisi anche di natura appunto non strettamente economica come la pandemia, ma con evidenti riflessi dal punto di vista economico, con un effetto positivo di aumentare anche la credibilità dei nostri cosiddetti dialoghi monetari, queste audizioni trimestrali che teniamo nella Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, rendendoli quindi uno strumento un po' più efficace e di maggiore indirizzo politico nel senso vincolante del termine, se mi passate appunto questa definizione, nel confronto appunto del rispetto del mandato da parte della BCE. Quindi vorrei davvero che si, attraverso il rafforzamento del ruolo della Commissione Affari Economici e del Parlamento Europeo, ci potesse essere un dialogo che porti anche a degli impegni considerati vincolanti, a una maggiore scambio osmotico tra noi che siamo costantemente in contatto con la società che ci ha eletto e che ci circonda, e che più facilmente possiamo essere anche fautori delle istanze di un'analisi appunto derivante dal nostro scambio con gli stakeholder, con i cittadini, con le associazioni e tutti i think tank che vogliono sempre arricchirci con le loro riflessioni e con le loro idee. Ma concludo dicendo quindi che questa revisione della strategia della BCE ci dà un'opportunità, a mio avviso, unica, che non dobbiamo sprecare per promuovere un forte processo di accountability, sempre nel rispetto dell'indipendenza, che non vuol dire però essere totalmente, insomma, lontani e distanti dalla realtà del mondo che ci circonda. La responsabilità della BCE per le proprie politiche monetarie dipende in buona misura dalla sua azione e anche dalla disponibilità ad essere valutata come responsabile, e nella misura in cui questa revisione sta esaminando ogni singola questione, ha l'ambizione quindi di girare ogni singola pietra, questo cito testualmente le parole della Presidente Lagarde, la questione dell'accountability non può essere una pietra che non verrà girata, ecco, deve essere una di quelle pietre fondamentali che invece non deve essere trascurata, ma assolutamente messa come centrale, proprio per rafforzare la legittimità democratica dell'operato della BCE. E io per esperienza dico che quando il cittadino vede con trasparenza e con una comunicazione efficace che tutto ciò che viene deciso gli viene spiegato, questo contribuisce proprio a sfatare magari certe narrative, certi fake news e un certo modo di cavalcare le notizie fatto ad arte per polarizzare l'opinione pubblica e per creare dei problemi al fine di porre poi delle finte soluzioni propria a livello elettorale. E noi ci batteremo in Parlamento, io sicuramente sarò nel fronte di coloro che si batteranno in Parlamento per creare una solida cornice di responsabilità che garantisca il massimo della trasparenza, perché senz'altro abbiamo bisogno di palazzi istituzionali per le nostre decisioni, così come ne ha bisogno la BCE, ma questo palazzo deve essere di vetro affinché tutti i cittadini possano effettivamente vedere cosa accade all'interno, e questo possa rafforzare la loro convinzione, uno slancio anche riformista del progetto di integrazione europea, che non può rimanere a lungo all'interno, diciamo, nell'alveo di un guado in cui troppo
per troppo tempo è rimasto. La pandemia ci ha fatto capire che il tempo scorre molto veloce e che se non adatteremo le istituzioni alle sfide che dobbiamo affrontare, forse la prossima volta potremmo non essere altrettanto fortunati come lo siamo stati in questa. Grazie mille, onorevole Castaldo. Ho una piccola domanda, se posso reagire già. Per parlare un po' di più sulla conferenza sul futuro dell'Europa in corso e la sua partecipazione in questo forum, in che modo potrebbe essere un forum adeguato per rinforzare il controllo democratico della BCE? E ci sono alcune proposte chiave? Guarda, posso dirti che ovviamente le proposte ancora non siamo arrivati ad analizzarle, semplicemente perché siamo proprio agli albori, agli esordi della conferenza, e proprio domani partirò per andare a Strasburgo, dove terremo la prima plenaria effettiva. Io mi sono molto battuto affinché nella conferenza non ci fossero soltanto parlamentari e governi, ma ci fosse una partecipazione anche dei cittadini, perché credo che questo non debba essere il classico esercizio top down che purtroppo abbiamo visto metodologicamente è fallito, e lo dico con grande dispiacere, perché se avessimo affrontato con un approccio bottom up la famosa convenzione che portò alla cosiddetta Costituzione europea, che poi in realtà, lo dico da costituzionalista, non era una vera Costituzione, era sempre un riordino dei trattati. La Costituzione deve essere un testo semplice, accessibile, che abbia da un lato la carta dei diritti e doveri, che nel nostro caso è la carta di Nizza, dall'altro lato dovrebbe avere le architetture fondamentali, i pilastri, i principi fondamentali dell'ordinamento, lasciando poi eventualmente agli altri trattati l'entrare nella disciplina delle procedure in maggiore dettaglio. Sicuramente difficilmente un cittadino si può identificare in una costituzione di centinaia di pagine, sarebbe poco fruibile. Ben si identifica ad esempio nella nostra Costituzione italiana, che ha 139 articoli, quindi sarebbe stato necessario concepirla e pensarla, a mio avviso, in un modo diverso, sebbene appunto anche lì ci fosse un elemento molto importante che purtroppo non si è potuto mantenere poi con Lisbona, ovvero l'unificazione del TUE col TFUE, che avrebbe razionalizzato anche lì e semplificato il lavoro di noi giuristi nel citare appunto le basi legali e nell'avere un riferimento chiaro e trasparente per la cornice del nostro lavoro. E abbiamo una bella occasione e io sono convinto che bisognerà assolutamente lottare affinché quei paesi che nel Consiglio vogliono che sia un esercizio di stile, che sia una semplice passerella mediatica, vengano sconfitti. È una conferenza che non deve avere tabù, non li deve avere né nel suo obiettivo finale, che potrebbe benissimo essere anche azionare una convenzione, una conferenza intergovernativa per appunto per venire alla riforma dei trattati, se riusciremo a ottenere questo obiettivo. Io sono un federalista europeo, quindi ovviamente non posso non dire che sia anche il mio obiettivo, però è chiaro che dobbiamo arrivarci alla fine di un processo, quindi auspico che venga vinta questa battaglia, la combatterò con tutte le mie forze, ma non vi posso dire, ovviamente non posso spoilerarvi il risultato, perché è giusto che sia frutto invece della nostra interlocuzione democratica, e soprattutto credo che l'unico modo per ottenere questo obiettivo sia avere un'alleanza tra tre componenti, che sono effettivamente la voce dei cittadini: il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, con cui noi abbiamo già delle interlocuzioni importanti sia in ambito COSAC sia più in generale appunto nei nostri dialoghi anche nelle singole commissioni, anche nella commissione esteri facciamo ogni semestre un summit appunto con tutti i parlamenti anche nazionali, con i parlamenti dei paesi dell'allargamento, molto importante. E dall'altro lato poi ovviamente il terzo pilastro non può che essere la partecipazione stessa della società civile e dei cittadini, non solo attraverso le agora specifiche, ma proprio all'interno dei lavori della plenaria. Se noi mettiamo insieme questi tre pilastri, possiamo avere la forza di cercare di imporre le conclusioni che verranno dai cittadini come, diciamo, politicamente vincolanti anche per la Commissione e soprattutto per il Consiglio, che è spesso l'organo della conservazione. Noi come Parlamento dobbiamo essere l'organo dell'innovazione, dobbiamo esserlo anche per quanto riguarda l'accountability della Banca Centrale Europea, perché per avere un'architettura economica e monetaria forte, per avere un completamento della nostra integrazione economica, visto che noi abbiamo una piena integrazione monetaria, un'integrazione economica parziale e una scarsissima integrazione finanziaria,
finanziaria, ecco, per quanto riguarda pure la componente della fiscalità, che sarà un'altra delle grandi battaglie in cui dobbiamo necessariamente passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata. E ecco, per avere questo obiettivo bisogna avere una forte spinta dal basso, quindi il segreto sarà appunto questo approccio che metta insieme queste forze per avere una massa critica ed evitare che alla fine si partorisca un topolino, perché la cosa che non possiamo assolutamente permetterci è la difesa dello status quo. Se dovesse essere questo il risultato della conferenza, si alimenterebbe frustrazione, alienazione, ostilità, e verrebbe percepita come magari una semplice boutade elettorale nell'interesse, insomma, di un governo piuttosto che di un altro, e non come un grande esercizio di autocritica. E ne serve tanta di autocritica, se vediamo le scelte non tanto della pandemia, dove si è effettivamente rivoluzionato l'approccio, ma quanto delle crisi precedenti che non sono state risolte, che ci hanno portato poi al risultato odierno. Io credo che con questo spazio si può pensare anche di rendere permanente uno strumento come il Next Generation EU, trasformando quindi il debito comune in uno strumento non una tantum, ma in uno strumento effettivamente pienamente inserito nell'architettura dei trattati, anche per finanziare dei quadri finanziari pluriennali che siano all'altezza delle nostre ambizioni, perché perdonatemi la metafora da romano, ma le nozze con i fichi secchi difficilmente si possono fare se non abbiamo degli stanziamenti adeguati, e sicuramente un bilancio all'1% del nostro PIL non può esserlo. È inutile parlare di lotta ai cambiamenti climatici o di innovazione. Sì, senz'altro il Parlamento ha battagliato, ma io credo che il QFP dovrebbe essere almeno triplicato per essere credibile nella nostra azione, per essere, diciamo, all'altezza delle aspettative dei cittadini. Ecco, non rubo altro tempo perché già mi sono dilungato abbastanza, ma avete capito che c'è grande entusiasmo e grande volontà di giocare un ruolo da protagonisti, e lo faremo e lo farò come sempre con grande inclusività. Quindi spero di vedere, a prescindere appunto dalle etichette e dalle origini, una grande forza, capacità di mettere insieme quello che ci accomuna, per non perdere questa occasione, per dimostrare che davvero possiamo ricostruire e rafforzare la nostra Europa, ma lo possiamo fare dal basso, includendo tutti, e non appunto come semplice soluzioni calate dall'alto, che spesso provano, ahimè, e rigetto proprio per difetto di comunicazione, così come accade esattamente nell'accountability della BCE, che magari non viene compresa proprio perché non ha una dimensione, no, di interazione con la società che la circonda, abbastanza forte e sana da poter smentire con i fatti quei retropensieri, quelle narrative che invece vengono facilmente alimentate quando c'è opacità e non c'è piena condivisione delle informazioni. Grazie mille per la sua risposta. Ora torniamo al dottore Leo Hoffman-Angston per le sue osservazioni introduttive per 10 minuti. Grazie. Grazie mille per l'organizzazione dell'evento, per l'invito. Grazie anche a Fabio Castaldo per questa tour de force veramente esaustiva di un soggetto molto, molto difficile, molto ampio, che ha già toccato su moltissimi punti molto importanti, anche in quanto riguarda al futuro, alla fiscalità, alla dovuta riforma dell'Eurogruppo, tutte questioni importantissime che sono legate in effetti a questo quadro istituzionale del quale ci occupiamo oggi, visto che la Banca Centrale, bensì indipendente, è comunque risiede in un contesto molto più ampio delle istituzioni della Unione Monetaria Economica. Quindi veramente questo mi facilita molto la vita di poter anche concentrarmi su alcuni aspetti più tecnici in più dettaglio, visto che abbiamo già sentito un buon resoconto di come stanno le cose e come anche nei vari momenti delle varie crisi degli ultimi anni la Banca Centrale Europea ha cercato di giocare il suo ruolo e ha cercato di fare quel che nella situazione in cui ci troviamo si può fare, e non è facile, quindi cerco di andare passo per passo e cominciamo un po' dalle domande che sono state poste all'inizio. Perché l'indipendenza della banca centrale? Questa è un'istituzione, diciamo, di questa indipendenza che si è veramente imposta a partire dagli anni 80 e nel 90 siamo proprio venuti a un nuovo consenso monetarista dove
era ovvio che le banche centrali dovevano comunque essere indipendenti, perché non si poteva più far fiducia ai politici di non abusare il meccanismo della banca centrale per favorire il ciclo economico prima delle elezioni, affinché di poter facilitare le loro elezioni quando alla fine del mandato. Quindi questo è un po' il background ideologico per cui le banche centrali sono praticamente l'istituzione tecnocratica perfetta, perché sono proprio insulate completamente dalla politica e non c'è nessun modo di influire sul loro operato, almeno in teoria. Il trattato è molto chiaro, e anche sui vari concetti istituzionali, come è organizzata la banca centrale, è veramente garantito su molti livelli che non sia possibile influire in modo legale su quello che decide di fare la banca centrale. Poi, quando è stato creato l'euro, c'era anche una ragione più concreta, magari, su perché ci si è messi d'accordo su una indipendenza talmente totale, e cioè la mancanza di fiducia fra gli stati membri dell'Eurozona, visto che comunque in Germania e altri paesi nordici c'era questa convinzione che le monete, per esempio la lira, avevano perso molto del loro valore nei decenni, perché c'era una tendenza a usare gli strumenti monetari per abbassare il costo della moneta, e rendere più sostenibile il debito pubblico. Quindi questa è una cosa che si voleva a tutti i costi evitare, e come si è visto dopo alcune crisi, i costi sono stati alti, visto che comunque venendo da questa ortodossia monetarista molto forte, la BCE ha in effetti fatto dei errori anche molto gravi durante la crisi finanziaria, e anche durante la crisi dell'euro, dove la BCE ha fatto parte della troica in vari paesi, dove in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, in Spagna, dove hanno comunque contribuito a dei programmi di austerità e di riforma molto nocivi, e bisogna dire che poi si è anche alimentata una nuova attenzione per come è organizzata la BCE, come è organizzato il controllo democratico e la sua trasparenza. Quindi io a Transparency International all'epoca ho coordinato tutto un programma sulla democrazia e la trasparenza dell'Eurozona, compreso la banca centrale, e lì abbiamo fatto uno studio molto ampio, ed è stato molto interessante vedere come si può lavorare o no con la banca, visto che eravamo comunque la prima organizzazione della società civile che ha potuto aprire un po' un primo varco per entrare in discussione, in comunicazione con la BCE, che anche non era mica facile, cioè all'inizio hanno anche cancellato tutti i nostri meeting quando si sono resi conto che tipo di domanda avevamo anche su Emergency Liquidity Assistance e come era stata strumentalizzata nel caso della Grecia e delle cose del genere. Però bisogna dire che anche il Banco Centrale Europeo, pensi così indipendente, è ovviamente capace di imparare, e hanno fatto veramente una lunga lista di riforme anche in reazione al nostro rapporto. Credo che sulle nostre 20 raccomandazioni abbiano implementato più di 10, il che per una istituzione che veramente non si sottopone a alcun controllo politico è comunque un tasso molto alto, direi. Quindi c'è molta volontà di migliorare, di essere aperti, di ascoltare dentro alla BCE, e direi negli ultimi anni ne abbiamo visto ancora di più, visto che nell'ambito di questo Monetary Strategy Review ci sono stati comunque molti eventi per veramente
strutturare un po' l'input della società civile, della cittadinanza, ma anche del Parlamento europeo. Però, se una istituzione è totalmente indipendente, questo vuol dire che non ci può essere in teoria una democratic accountability, cioè non è più possibile il controllo democratico dal momento che la BCE veramente non c'è nessun meccanismo con il quale si potrebbe licenziare la leadership della BCE oppure spingerli a prendere alcune decisioni nella politica monetaria. Per cui per evitare questo ovvio problema democratico si aveva introdotto un mandato molto stretto, cioè come era già stato detto, di veramente incentrarsi unicamente sul controllo dell'inflazione e sulla stabilità dei prezzi. Ma questo mandato si è rilevato troppo stretto, visto che non solo dopo la crisi, ma anche in tutti gli anni anche dopo la fine della crisi, non siamo mai più ritornati a una situazione normale dove gli strumenti tradizionali della politica monetaria avrebbero avuto il loro riscontro nella economia e sarebbero stati sufficienti per lavorare il ciclo economico. Per cui il tasso di interesse della BCE è ancora a zero o persino negativo e non siamo mai più tornati in una situazione dove la BCE avrebbe potuto fermare i loro programmi di quantitative easing, dove comprano delle grandi quantità di strumenti finanziari affinché di mettere in circolazione più denaro e praticamente abbassare il prezzo del denaro, cioè gli interessi. Allora, visto che la BCE adesso sta usando molto di più strumenti e con anche delle conseguenze molto più ampie che non solo sugli interessi, la domanda bisogna comunque porsela come primo, come c'è legittimità per un cambiamento del mandato della BCE, visto che il controllo democratico manca, e secondo, come possiamo spingere la BCE a continuare su questa strada per in effetti dare tutto quello che possono per contribuire a rendere più verde la finanza e aiutare che i mercati finanziari facciano del loro per accelerare comunque la transizione ecologica dell'economia di cui tanto abbiamo bisogno per poter far fronte al cambiamento climatico. Quindi qui ovviamente la Monetary Strategy Review ha lo scopo di dare alla BCE più libertà di muoversi in questo senso, però anche lì dobbiamo dare un po' un'occhiata a come è costituita la banca centrale stessa, visto che il Governing Council, il consiglio di governance della BCE, è composto da tutti i governatori delle banche centrali nazionali. E quindi lì ci sono anche molti elementi che sono molto più conservatori e molto più ideologici di quelli che sono stati eletti negli ultimi anni dai leader europei. Per cui anche lì bisogna comunque sempre trovare una coalizione e il Parlamento europeo è sicuramente l'istituzione più effettiva nel anche chiarire le domande e le aspettative che la società ha sulla BCE, visto che durante la crisi una delle ragioni perché la crisi è esplosa talmente nel 2010-2011 è perché la banca centrale non solo aveva alzato le tasse ma anche si era rilevata incapace di comprare il debito pubblico europeo come lo avrebbe fatto un'altra banca centrale in uno stato normale. Qui invece abbiamo una politica monetaria unica a livello europeo, però la fiscalità, la politica finanziaria a livello nazionale. Per cui di nuovo c'è questo mismatch sia nel mix delle policy ma anche nella mancata fiducia fra i paesi che gli altri paesi faranno delle scelte sostenibili
e quindi non c'è la volontà di integrare queste politiche. E questo per la Banca Centrale crea dei problemi enormi, perché la Banca Centrale non è solo in questo caso indipendente, ma è anche isolata, cioè anche rimane solo la BCE per far fronte a dei problemi che in verità sono molto più grandi di quello di cui tradizionalmente si potrebbe occupare una banca centrale, ed è anche questo che ha provocato e ha forzato la mano della BCE ad andare oltre al suo mandato tradizionale e anche a esporsi a alcune critiche che poi hanno non hanno aiutato nella battaglia alla crisi finanziaria. Grazie all'azione della BCE nel marzo 2020, come è già stato anche menzionato giustamente, siamo in ben altra situazione. Oggi il debito pubblico non è più un grande problema, visto che tutti gli stati, compreso l'Italia, la Francia e la Grecia, sono capaci di finanziarsi a costi negativi, e questo veramente cambia completamente il quadro istituzionale e cambia anche il paradigma monetarista nel quale ci muoviamo. Quindi la questione rimane: come la BCE può usare o trovare il coraggio, diciamo, di veramente creare una nuova concezione del suo mandato, che non sia solo incentrato sulla stabilità dei prezzi, ma che prenda conto anche del suo mandato secondario, che tanti anni fa aveva scelto di ignorare. E credo quella scelta, più o meno nel 2002, di ignorare il mandato secondario, è stata anche grazie al fatto che è molto più semplice di solo guardare l'inflazione e anche di non esporsi a tante critiche democratiche, visto che in effetti la BCE non può essere sotto controllo democratico, può giusto rispondere alle domande e essere un po' più trasparente di quello che è attualmente. Chiudo su un ultimo concetto nuovo, diciamo processo nuovo, che stiamo cercando di aprire al Parlamento europeo, e cioè e che adesso mi sento di menzionare, che nel 2017 avevamo suggerito nel nostro rapporto di Transparency International. Adesso a dicembre la Presidente della Commissione Affari Monetari e Economici ha suggerito alla Banca Centrale di negoziare un nuovo accordo interistituzionale fra la Banca Centrale e il Parlamento, e pensiamo che verso fine anno si cominceranno i negoziati su questo nuovo strumento, e questo sarà sicuramente un'opportunità di andare oltre ai meccanismi minimalisti che sono previsti nei trattati, cioè una volta all'anno il presidente della BCE viene a presentare il suo rapporto annuale, perché perfino il dialogo monetario che viene organizzato ogni 3 mesi, perfino questo è pratica, non è formale, non è un diritto del Parlamento europeo di chiedere queste domande alla Presidente. Anzi, il Parlamento è nella stranissima situazione dove dobbiamo pure essere grati che la Presidente della Banca Centrale venga a sottoporsi a questo rito. Quindi in questa situazione diventa molto difficile di veramente chiedere le domande toste e mettere pressione sulla Presidente. È veramente un contesto totalmente diverso. Quindi questo nuovo accordo dovrebbe non solo formalizzare le pratiche di accountability esistenti, ma anche, come è stato suggerito nel paper che avevamo citato prima, creare dei nuovi meccanismi come istituzioni democratiche, cioè l'Eurogruppo e il Parlamento europeo, possono dare una legittimità politica alle priorizzazioni dei vari mandati secondari della Banca Centrale, così dandole anche la legittimità e il coraggio di fare le cose di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi chiudo lì, e magari un'ultima curiosità, e cioè che
visto che la seconda domanda era quella sulle relazioni della BCE con le altre istituzioni democratiche, la BCE è spesso nel Consiglio europeo, quindi siede lì con i capi di Stato e di governo e dà comunque dei input sulle questioni economiche, e il presidente della BCE partecipa anche sempre alle riunioni dell'Eurogruppo. Quindi lì, in verità, la BCE va già oltre quello che sarebbe previsto nei trattati, perché la BCE, come era stato detto come introduzione, non può né considerare né cercare input dai vari governi, e invece lo fanno, e quando facevano parte della Troica erano persino un agente dell'Eurogruppo, quindi lì c'erano delle problematiche istituzionali che veramente non sono accettabili. In verità la BCE adesso ha minimizzato il suo coinvolgimento nei programmi della Troica, che fra l'altro sono chiusi, però ci assicurano che queste cose non succederanno più. Però io tengo a comunque ripetere che gli interessi strutturali e anche il setup istituzionale da allora non è stato cambiato, né il MES è stato cambiato, né il mandato o il setup della BCE. Quindi sì, tutti hanno imparato, sì, tutti adesso lo faranno in un modo più trasparente, più cauto, e comunque esponendo meno la BCE a questo conflitto di interessi molto grave. Però allo stesso tempo bisogna anche fare il proprio homework, e bisogna anche fare una vera e propria riforma del meccanismo europeo di stabilità, portarlo dentro ai trattati, istituzionalizzare i voti a maggioranza per levare via il veto che avevano fino ad ora tutti gli stati, e stessa storia per l'Eurogruppo, dove non c'è alcuna accountability, visto che i parlamenti nazionali non si interessano per quello che succede nell'Eurogruppo, non si interessano per i budget e la fiscalità degli altri paesi, e per questo non c'è nessun controllo su quello che i ministri di finanza fanno dentro all'Eurogruppo, dove riescono proprio a creare un livello decisionale che è completamente staccato dalla loro democratic accountability. E quindi anche lì, certo, l'Eurogruppo sicuramente è più democratico che la Banca Centrale Europea, però se vogliamo un controllo democratico su queste questioni, è il Parlamento Europeo che deve farlo, perché sono lì, primo, la rappresentanza diretta del cittadino, secondo, sì, il Parlamento Europeo è sullo stesso livello europeo come queste altre istituzioni, e terzo, sia il Banco Centrale che l'Eurogruppo devono entrambi venire a rispondere alle domande del Parlamento Europeo e sottoporsi a comunque un controllo democratico da parte dei deputati europei. Quindi questa è la via, la strada da fare. Ed è giusto di aprire tutti questi soggetti alla conferenza sul futuro dell'Europa, anche se in effetti, anche se riusciamo ad aprire la box della Pandora del trattato, ci sarà della strada da fare anche a convincere i conservatori e i frugali, per cui noi ovviamente il nostro lavoro lo facciamo. In Germania, con un po' di fortuna, il partito più forte sarà quello dei Verdi, che comunque è in favore di un mandato della Banca Centrale più ampio, è in favore di un recovery fund permanente, è in favore di una capacità fiscale a livello europeo, e tutto questo sotto il controllo democratico del Parlamento Europeo. Però ovviamente ci sono anche alcuni altri attori da convincere, e quindi cerchiamo comunque di rimboccarci le maniche e di fare un buon lavoro su questo progetto. Grazie. Grazie mille. Ha già risposto alla mia piccola domanda prima di aprire il dibattito. Comunque proporrei di andare avanti per la discussione con due temi, perché abbiamo ricevuto qualche domande, e la prima questione sarebbe per la partecipazione dei cittadini. Abbiamo ricevuto un commento sull'evento ECB Listens
Era nel contesto del riesame della strategia della politica monetaria e comunque lui, penso era da Facebook, ha chiesto sulla la possibilità di invitare cittadini un po' di più anche a questi eventi, comunque che ne pensate? E avevo anche una domanda un po' più ampia, tipo quali potrebbero essere i lati positivi ma anche negativi di avere un ascolto più diretto dei cittadini da parte della BCE? Comunque per avere un approccio un po' più largo. Possiamo iniziare con onorevole Castaldo e poi con dottor Hoffman. Prego, ditemi pure, insomma. Comunque per la partecipazione dei cittadini, sì, i lati positivi. All'interno della conferenza dite sempre oppure in generale? Appunto, penso in generale, comunque perché era questo riesame, ma potremmo immaginare una cosa regolare ogni 5 o 10 anni? Ma io penso che noi abbiamo due importanti lezioni che dobbiamo trarre sia da questo periodo pandemico sia anche dai lavori della conferenza. Prima lezione fondamentale. Ci ha costretto la pandemia a fare un salto generazionale straordinario per quello che riguarda il teleworking, per quello che riguarda quindi la nostra capacità di poter lavorare anche da casa, il che vuol dire non solo abbattere i costi e abbattere il tempo e lo spazio, ma soprattutto vuol dire anche essere più sostenibili, perché meno trasporti, meno inquinamento, meno emissioni di CO2. Quindi è un intero paradigma di ripensamento produttivo all'interno della nostra economia e non si tornerà indietro. Che noi lo vogliamo o no, questa accelerazione secondo me ha innescato un meccanismo che è destinato nel tempo a rafforzarsi, che certo avrà bisogno anche di investimenti, perché è chiaro che per parlare di teleworking in senso pieno bisogna avere ovunque una copertura capillare della banda ultralarga, internet veloce, anzi io spero in futuro che si potrà costituzionalizzare anche il diritto all'accesso a internet, a una rete che sia neutra, che sia quindi ovviamente accessibile a tutti quanti i cittadini europei, che sia pienamente quindi una parte integrante del nostro essere di cittadini, quindi un pieno concetto da ancorare al concetto di cittadinanza digitale. Detto questo, ovviamente ha delle evidenti implicazioni anche per la democrazia partecipativa. La seconda lezione che possiamo trarre, appunto, invece questa volta dalla conferenza di futuro dell'Europa, è che abbiamo creato una piattaforma. Questa piattaforma nasce perché in tanti hanno capito che se sono falliti dei referendum importanti, come quello della Francia e dell'Olanda all'indomani, appunto, della Costituzione per l'Europa, se anche altre volte, persino dopo Lisbona, abbiamo delle difficoltà importanti, ricorderete appunto il caso anche dell'Irlanda, è perché c'è un problema di partecipazione. I ragazzi, i giovani, ma anche i meno giovani, la società civile, gli stakeholder, i think tank, tutti hanno sete di poter dare un contributo, e il progetto europeo non è della politicienne. Non è nemmeno neanche dei decisori politici, non è un'esclusiva del, diciamo, di quella tecnocrazia, per usare le parole che usava anche prima Leo, prima di me, che in un certo senso si vorrebbe ergere a custode gelosa di queste discussioni, come se ci fosse una sorta di casta sacerdotale che è l'unica a poter interpretare le regole, i trattati, e che non ci potesse essere invece un pieno e profondo coinvolgimento. È chiaro che qui lo sforzo è duplice, perché per poter esprimere un parere ragionato bisogna anche conoscere. Se non c'è conoscenza, non può esserci neanche coscienza critica e quindi contributi di crescita e di confronto, di contraddittorio. Però ecco, la piattaforma, secondo me, potrebbe rimanere uno strumento con una vita anche dopo la conferenza. Cioè, io la lascerei pienamente attiva, con tutta la sua base di utenti, di cittadini europei, che potrà continuare a dire la sua,
su questioni, su consultazioni puntuali o anche più generali, accompagnando quindi il lavoro del legislatore europeo e il lavoro anche dei governi all'interno del Consiglio, costellandolo di input, no? Di magari anche di campagne che si potrebbero fare su determinate tematiche, su iniziativa appunto di vari comitati promotori. Io vorrei quindi che divenisse nel tempo effettivamente uno strumento costantemente utilizzato per poter sollecitare tutti a capire che o la costruiamo insieme la nuova dimensione dell'integrazione europea, o sarà inevitabilmente un progetto destinato a soffrire delle forti tensioni interne, un avvitamento su se stesso, così come è accaduto in questi ultimi anni. Ormai sento spesso dire che non c'è alcuna chance per poter modificare i trattati, perché nessuno vuole assumersi il rischio di una bocciatura, di una spaccatura del Consiglio, magari di una bocciatura alle urne con qualche referendum confermativo. Io faccio questo esempio: se nel 57 avessimo ragionato con questa stessa logica, aspettando tutti, non avremmo mai avuto la Comunità Economica Europea. Invece lì ci sono stati 6 stati che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno detto: noi cominciamo, poi vediamo chi vorrà seguire e vorrà accompagnarci quando sarà pronto nel proseguire questo percorso. Io credo che invece con la spinta decisiva dei cittadini in tutti gli ambiti, sia quello economico e monetario per quello che attiene alle discussioni nostre di oggi sull'accountability e della Banca Centrale Europea, sia ancora nell'ambito più generale di tutte le politiche europee, dell'integrazione europea, possa arrivare il pungolo forte, no, di stimolo nei confronti di un insieme di stati, e sarebbe bellissimo avere quantomeno tutta l'Eurozona già a bordo in questa volontà, magari di, se non sarà possibile trovare un consenso unanime per modificare i trattati, almeno lanciare una cooperazione rafforzata e dire che sì, questi stati non hanno paura di andare avanti nell'integrazione fiscale, non hanno paura quindi di creare un pilastro fiscale all'altezza di quello monetario, non hanno paura di creare un budget permanente dell'Eurozona significativo per una serie di azioni comuni che potrebbe appunto prendere il via dal Next Generation EU, con la speranza invece che rimanga allargata a tutti, così come lo stato appunto Next Generation EU stesso, anche perché questo sennò ci creerebbe dei problemi con l'emissione del debito comune, anche con la base giuridica appunto che prevede i trattati, e anche in politica estera. Io ritorno un po' anche, diciamo, in uno dei miei ambiti a me più cari, dove l'unanimità non ci consente di essere tempestivi ed efficaci nelle risposte ai grandi fatti e alle crisi che costellano la nostra attualità. Quindi io vedo moltissimo il ruolo dei cittadini come cruciale, e non si deve neanche cadere nell'errore di vedere, di immaginare che la democrazia partecipativa è alternativa e confliggente con quella rappresentativa. L'una arricchisce l'altra, sono due, possono essere benissimo due organismi simbiotici in cui con la spinta della democrazia partecipativa si dà uno strumento ancora maggiore e rafforzato a quella rappresentativa per avere una grande spinta innovatrice. Quindi li vedo assolutamente come complementari, questa piattaforma e il lavoro della conferenza spero che lo dimostrerà all'atto pratico, e quindi ho davvero nel cuore questo obiettivo e questa volontà di trasformare quello che è un esperimento, una tantum, no? Un po' come Next Generation EU, in una grande riforma strutturale del nostro modus operandi. Sarebbe bello magari in futuro non solo avere appunto i parlamentari della Commissione Affari Economici e Monetari che incalzano la Banca Centrale Europea, e prima Leo ricordava molto bene che spesso c'è un po' di timidezza, non da parte di tutti, io sono sempre stato abbastanza diretto nelle mie domande, devo dire forse ce n'è stata un po' più di timidezza nelle risposte, no? E ogni tanto, diciamo, tendo non può sfuggire le questioni più scomode, ma sarebbe bellissimo immaginare un question time anche dei cittadini europei, anche dei think tank o delle associazioni che seguono queste tematiche, che potrebbero avere ogni tanto degli slot specifici o magari delle audizioni proprio sulla piattaforma da parte delle varie autorità, da parte della presidente della BCE, così come magari anche da parte dei commissari competenti, ognuno per materia, quindi avendo sia il question time degli eletti ma anche il question time degli elettori. Secondo me sarebbe molto istruttivo, se gestito ovviamente con intelligenza e con massima trasparenza, e potrebbe anche lì scatenare una vera e propria corsa allo studio e all'approfondimento del funzionamento dell'Unione, che ancora oggi è abbastanza sconosciuto, magari in alcuni paesi più che in altri, però io vedo che c'è tanto fermento. I ragazzi anche nelle scuole, quando vanno a fare eventi, sono
pieni di curiosità, pieni di slancio, pieni di idee, devono soltanto avere gli strumenti per poterli incanalare in una forza positiva e propositiva, e questo è anche, deve essere un po' lo sforzo di una politica che non voglia essere soltanto appunto elettorale o programmatica, ma sia anche pedagogica, cioè che si assuma il compito di spiegare, di condividere, di far crescere la conoscenza per poi insieme avere un contraddittorio un po' socratico, no? Potrei dire, uno scambio un po' un'ars maieutica in cui si impara da un lato e dall'altro del tavolo, perché anche noi tante volte abbiamo sempre da imparare, da metterci in discussione, e il modo migliore per farlo è stare in mezzo alle persone, perché anche dalle loro domande possono emergere chiaramente i nostri limiti in campo sia politico che comunicativo, quindi è sempre un'occasione di crescita e bisogna ricordarlo, lo è da ambo le parti. Grazie mille. La sua reazione, Leo? Sì, no, giusto per aggiungere che, come è stato detto, questo nuovo modus operandi dove tutto è digitale dà anche l'opportunità, anche dopo la pandemia, di continuare così e di rendere molto più accessibili le istituzioni che possono usare questi formati per essere interpellati in modo interattivo da cittadini e organizzazioni della società civile o dall'accademia, dal mondo accademico, da tutto il continente, senza questa necessità sempre di viaggiare, di usare il proprio tempo per partecipare a dei eventi che comunque sono aperti solo a una certa elite del processo politico o accademico. Quindi questo può sicuramente aiutare anche alla BCE a reinventare il loro processo di aprirsi verso i cittadini e verso la società civile, bensì finora per la Banca Centrale i counterpart principali sono in effetti i mercati finanziari e le banche, mica tanto le imprese, cioè non, nemmeno le grandi imprese o le piccole imprese, proprio giusto i mercati finanziari. Però questo sta anche un po' nel fatto che in effetti la Banca Centrale ha bisogno dei mercati finanziari per intermediare la propria politica monetaria, però in effetti questo ha portato a una situazione dove non ci sono praticamente formati dove la Banca Centrale abbia un interface con i cittadini. Adesso ci abbiamo provato per questa strategy review, hanno fatto una serie di conferenze con la società civile, e noi stiamo comunque spingendo la Banca Centrale a istituzionalizzare questo formato e fare almeno ogni 2 anni o magari ogni anno un civil society dialogue dove devono comunque ascoltare in un forum pubblico le varie idee, interpellazioni, domande e suggerimenti da parte della società civile e dai cittadini. Aggiungo anche che, e comunque già alcuni esempi che anche la Presidente Lagarde ultimamente fa abbastanza spesso, come lei avrebbe anche imparato varie cose tipo che i cittadini si aspettano che l'inflation basket sia un po' più rappresentativo, che prendi conto comunque anche dell'affitto pagato, visto che finora non era ancora coinvolto nella calcolazione della inflazione, eccetera. Quindi lì ci sono comunque dei esempi che anche la Banca Centrale stessa sta usando per fare lo stesso argomento che vorrebbero in futuro porsi in maniera più aperta. E chiudo sull' argomento che l'introduzione di una central bank digital currency che potrebbe farsi entro il 2025 cambierebbe fondamentalmente la situazione e la relazione fra la banca centrale e i cittadini, visto che con una digital currency ci sarebbe un interface diretto fra la banca centrale che offre il servizio e i utenti, cioè i cittadini che usano la currency. E quindi lì si elimina proprio le banche in quanto intermediarie fra la banca centrale e i cittadini, e tutto d'un tratto la banca centrale deve occuparsi di
creare un servizio che sia sufficientemente utile e usabile per essere ben accolto dal pubblico, dai consumatori, dai cittadini e per diventare un successo. Quindi questo spingerà la banca centrale in proprio tutta un'altra direzione, dove diventerà dipendente proprio dall'accettazione dei cittadini del suo nuovo servizio della currency digitale. E questo sicuramente cambierà le dinamiche parecchio e sarà molto interessante da vedersi. Grazie mille. Nel frattempo abbiamo ricevuto una domanda abbastanza precisa con un legame con il finanziamento monetario. Non so, alcuni di voi, la domanda è: abolire l'articolo 123 TFUE e introdurre il finanziamento monetario diretto agli stati membri metterebbe necessariamente a repentaglio l'indipendenza della BCE? Cosa ne pensate di questa domanda? È molto legata con il dibattito sul debito pubblico. Conoscendo l'opinione di alcuni stati membri, di diversi colleghi nella commissione, mi sembra un po' un periodo ipotetico dell'irrealtà. Non credo che ci sia la possibilità, il rischio appunto di avere un consenso unanime per introdurre un finanziamento diretto, ma qui io credo che la questione sia di altra natura. Voi sapete che ci sono delle profonde spaccature di visione economica, c'è chi ha fatto del cosiddetto azzardo morale un mantra, c'è dall'altro lato il fronte saldamente keynesiano che vorrebbe invece delle iniziative di politica espansiva dirette dell'Unione Europea. Io credo che la verità, come sempre, stia nel mezzo. Da un lato è comprensibile che non si possa mai trovare un accordo affinché il debito pregresso degli stati, che nulla ha a che vedere ad esempio con la pandemia, ma con le precedenti gestioni di decenni, non possa essere messo a carico degli altri e per così dire in un certo senso mutualizzato. Però è vero anche, invece, di converso, che le risposte a minacce a carattere eminentemente transnazionale, trasfrontaliero, come appunto le pandemie e crisi appunto di questo tipo, ma anche la necessità di vincere le grandi sfide del nostro tempo, lo voglio ricordare ancora una volta: la lotta ai cambiamenti climatici, la transizione energetica, quella ecologica, quella digitale, la volontà quindi di coniugare finalmente economia con ecologia, metterle di nuovo riconciliate, uscendo da questo recinto che ci aveva voluto far credere erroneamente per anni che invece fossero contrapposte, hanno bisogno di mezzi, perché senza i mezzi le ambizioni diventano anche un po' ridicole, no? Come propugnare di voler centrare l'obiettivo di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi senza volersi allenare per essere un atleta veramente competitivo? È qualcosa di profondamente incoerente. Io credo che quello che ci serve in questo momento, piuttosto che appunto è accampare sfide polarizzanti come la mutualizzazione del debito pregresso, che non accadrà probabilmente mai e non sarebbe anche contrario all'architettura dell'Unione, sia piuttosto invece andare a condividere il rischio presente e condividere gli obiettivi del futuro. Se noi riuscissimo a trasformare il Next Generation EU e il suo debito comune in uno strumento permanente, avremmo finalmente una sorta, anche se tecnicamente non possono essere definiti eurobond, ma una sorta di eurobond, una sorta quindi di debito comune che potrebbe andare a integrare il bilancio pluriennale senza aprire ogni volta l'annosa battaglia e lotta dei contributi nazionali basati sul reddito nazionale lordo, che ogni volta purtroppo dipinge una pagina molto poco edificante anche della serietà dell'Unione Europea come attore credibile. Mi è stato raccontato che nel pieno appunto delle ultime ore di discussione prima dell'approvazione del QFP e del Next Generation EU ci sono stati stati che erano lì a lottare per i 20-30 milioni di euro di rebate nel pieno della notte. Io, se fossi cittadino europeo, non mi sentirei molto tranquillo e rassicurato dal vedere che prevalgono interessi e considerazioni così di parte, peraltro anche contrarie a uno spirito di equità solidaristica, perché i rebate sono una vergogna che io spero di vedere presto cancellata, ma in questo contesto sono stati il prezzo da pagare per avere il Next Generation
Generation EU, ma ecco, vorrei invece vedere un futuro, un'Unione che agisca veramente in modo ambizioso e coerente con i suoi obiettivi di lungo periodo. L'unico modo è, secondo me, trasformare e istituzionalizzare il Next Generation EU, il suo debito comune, come forma di finanziamento appunto dei nuovi quadri finanziari pluriennali. Aggiungo però, cosa molto importante, se vogliamo centrare questo obiettivo dobbiamo essere e dimostrare di essere capaci anche di avere l'assorbimento, la spesa tempestiva e coerente con le finalità che sono state deliberate in questo consesso. Voglio ricordare che il 37% deve andare appunto alla transizione verde, al Green Deal, ci deve essere quasi un 25% al digitale. Ecco, noi dobbiamo dimostrare, e lo dico in primis da italiano e lo dico quindi all'Italia, di poter utilizzare al meglio questo strumento per avere la prova provata del fatto che è utile, serve, ed è questa la direzione da intraprendere. Se dovessimo fallire nella spesa, se dovessimo non essere compliant con le finalità o arrivare in ritardo o vedere appunto incomprensibili intoppi burocratici, querelle, per non parlare addirittura del rischio di frodi, uccideremmo non soltanto la nostra possibilità di far ripartire la nostra economia, uccideremo il futuro del sogno europeo. Quindi è un'enorme responsabilità quella che grava sulle nostre spalle. Io non manco di pungolare il governo e anche i colleghi al Parlamento nazionale su questo, perché ne siano pienamente coscienti. Spero invece che da grande, insomma, sfida diventi appunto una grandissima vittoria, che poi sarebbe l'argomento fondamentale anche a partire dalla conferenza sul futuro dell'Europa, per centrare in pieno questo obiettivo non de iure condito ma de iure condendo, quindi nell'ottica appunto di una grande riforma che rilanci un'Europa finalmente all'altezza dei sogni e delle aspettative degli europei. Grazie. Sì. Prego, Leo. Grazie. Sì, no, assolutamente condivido questo argomento fatto bene da Fabio Castaldo. Giusto per aggiungere che, cioè, il finanziamento monetario, sì, cioè, la risposta probabilmente è sì, se fosse possibile gli stati metterebbero molte pressioni, anche se i meccanismi democratici non ci sono, però troverebbero un modo di installare qualcuno alla banca centrale che gli aiuterebbe a monetarizzare il debito, e questa, almeno nella teoria, sarebbe la via nella quale la banca centrale perderebbe la sua indipendenza mediante la possibilità di questa monetarizzazione del debito. Detto questo, anche se ovviamente è proibita il monetary financing, diciamo che la banca centrale ha trovato delle vie per comunque cogliere i frutti del finanziamento monetario. La famosa, cioè, cassa degli attrezzi, direbbe qualcuno. Esatto, cioè, e perché? Semplicemente perché era necessario, cioè perché non c'era più altra via da prendere. Per cui ovviamente questa non è una gran bella cosa, che ci siamo trovati in una situazione dove praticamente la banca centrale rimane con così poche scelte, però hanno trovato un design molto intelligente per il loro programma, che ha comunque consentito a tutti gli effetti incentivizzare il settore privato a comprare i bond e a poi rivenderli di seconda mano alla Banca Centrale Europea con praticamente lo stesso risultato. E persino le corti finora hanno giudicato che questo è tutto pulito e va bene, per cui finora non vedo ulteriori rischi su questo fronte, anche se con la Corte Costituzionale tedesca non si sa mai. Se invece si facesse una riforma, in effetti credo sia improbabile che ci si metta d'accordo su monetary financing come nuovo strumento della BCE. Proprio non vedo come questo sarebbe possibile, visto che sono ancora gli stati membri a negoziare e ratificare i trattati europei. Però quello che sì si potrebbe fare sarebbe di stabilire la Banca Centrale Europea come lender of last resort, cioè come,
come l'ultimo fronte in quanto ai prestiti agli stati, così non da creare un nuovo meccanismo di finanziamento monetario, ma piuttosto di eliminare la speculazione contro gli stati, cioè quello che adesso dovrebbe fare il MES si può fare a meno costo e in modo più semplice, istituzionalizzando il ruolo della Banca Centrale Europea come lender of last resort per gli stati. Quindi questa mi sembra una soluzione molto elegante che comunque tiene conto degli interessi e dei intoppi ideologici di entrambi i lati. Grazie mille. Ci stiamo avvicinando alla fine della discussione, comunque potremo commentare i risultati dei tre sondaggi. Forse potremmo in particolare commentare la terza domanda, perché possiamo vedere... Io mi devo scusare, ma vi devo abbandonare purtroppo, avevo un altro impegno, mi ha fatto molto molto piacere, ma purtroppo devo proprio scappare, che sennò rischio di essere in ritardo, ma mi ha fatto... È stato veramente un bellissimo confronto. Ringrazio ancora Leo, Alessia, Cristi per il suo... Grazie anche da parte mia. Grazie davvero, tanto vabbè, con Leo non mancheranno occasioni di incrociarci nei corridoi del Parlamento Europeo, anche se loro sono ancora in maggior parte in teleworking, credo, io invece sono un po' più assiduo frequentatore appunto delle nostre aule, delle nostre commissioni, e sarò felicissimo se dovessero esserci diciamo specifiche domande che mi riguardano, perché dal punto di vista tecnico siete in ottime mani appunto con Leo. Ecco, mandatemele anche per iscritto via mail, manderò sicuramente qualche riferimento e qualche cenno di riflessione ulteriore. Un grande abbraccio a tutti e spero appunto di vedervi molto protagonisti anche delle nostre discussioni nella conferenza sul futuro dell'Europa, e perché no, magari di vedere qualcuno di voi selezionato all'interno del panel della società civile. Secondo me sarebbe veramente un bellissimo messaggio. Vi ringrazio ancora e davvero buon lavoro a tutti quanti. Grazie a lei. Adesso che si sta risbloccando il Parlamento Europeo, vi aspetto con enorme piacere appunto anche come ospiti fisici all'interno del Parlamento, Alessia, quindi prendi nota. Certo, l'impegno c'è assolutamente. Arrivederci. Grazie ancora, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi mille. Grazie, buona serata. Comunque per i 5 minuti potremmo forse avere qualche commenti dalla sua parte, Leo, sui risultati? Sì, grazie. Può vedere sul schermo o devo leggere? Vedo qui, aspetta, 3 domande. Secondo voi il principio di indipendenza di banche centrali è molto importante, tipo 50%? Comunque... La metà. Sì. Un principio come altri 30%, non importante 20%. Quindi anche se vogliamo comunque modificare l'indipendenza così da avere un po' di più meccanismi politici democratici da aggiungere, c'è comunque una forte adesione all'indipendenza. Secondo, sarete pronti a partecipare di più nelle consultazioni pubbliche della BCE? Ovvio che sì. Gente che è pronta a ascoltare una relazione del genere, direi che deve assolutamente presentarsi anche alle consultazioni della BCE. E c'è bisogno di cambiare il quadro istituzionale della BCE? 70% dicono di sì e 30% dicono di no. Quindi mi sarei aspettato che comunque una adesione ancora più forte all'idea della riforma della BCE, bensì devo dire che nelle riflessioni più ampie che si fanno sulla riforma della macroeconomic governance a livello europeo, l'accettazione dei trattati come inamovibili è comunque molto alta. Ci sono tutta una serie di cose che vanno cambiate nei trattati, però sicuramente l'indipendenza della banca centrale è abbastanza in basso a quella lista,
E sicuramente, e tengo anche a ripetere che anche quando cerco di migliorare i meccanismi democratici per comunque istituzionalizzare un dialogo fra la banca centrale indipendente e le istituzioni democratiche, bisogna sempre sottolineare che ovviamente alla fine c'è ancora una banca centrale indipendente, però non completamente isolata dal resto del quadro istituzionale. Quindi tutto questo non è inteso come una critica fondamentale all'indipendenza della banca centrale, però mi sembra chiaro che in quanto si è visto negli ultimi anni, cioè comunque ci sono delle migliorie che si possono fare per anche rendere più vivace lo scambio di idee fra non solo le istituzioni democratiche, però anche con la società civile e con i think tank e i cittadini. Grazie mille. Ok, per me penso possiamo chiudere. Grazie mille a Leo e anche a Fabio Gastaldo, e in particolare vorrei ringraziare Alessia e Serena, è stato un vero piacere e penso che questo progetto è davvero importante. Comunque aspetto il primo e secondo di ottobre con davvero impazienza. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a entrambi. Grazie mille della discussione. Troverete poi la registrazione su YouTube, invieremo tutti i link che servono, e grazie mille, davvero, è stata una discussione bellissima e molto interessante, che possiamo rivedere quando ci vogliamo. E ci vediamo per l'assemblea di ottobre. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Serata.